Non funziona il microfono? Sì, Ecco. ora sì. Qual era il parere del governo? È accolto come Come raccomandazione se raccomandazione? riformulato. Addirittura bisogna riformulare un Prego, ordine del prego, giorno prego. in cui noi semplicemente chiediamo di dare alle forze dell'ordine gli strumenti imprescindibili per fare la lotta e il contrasto alla criminalità organizzata. Complimenti, complimenti. In linea perfetta con quello che ci avete proposto, con quello che avete votato in Consiglio dei Ministri, ovvero voi sapete cosa avete fatto. Vi state rendendo conto che state lasciando per strada liberi 30 criminali al giorno? Dato che ci è stato fornito dal direttore del DAP, sono qualcosa come 1600 criminali che saranno per strada grazie al vostro provvedimento. Perché voi con l'affidamento in prova speciale, praticamente ogni anno 5 mesi li scontate. Quindi per 6 anni di pena, 3 anni e mezzo sono in galera, gli altri si fanno a casa, 12 anni, 7 in galera, gli altri si fanno a casa. Combinato disposto di questa misura con l'abbuono della legge Severino, che sono altri 18 mesi, significa che voi avete aperto le porte delle galere a una marea di delinquenti. A una marea di delinquenti. E voi colleghi non potete lavarvi la coscienza dicendo: ma abbiamo votato l'emendamento della Lega che toglie i mafiosi dal provvedimento, perché sapete bene, e lo sapete tutti, che questo decreto legge è in vigore, è retroattivo, parte dal 1 gennaio e termina 1 gennaio del 2010 e termina i suoi effetti il 21 febbraio del 2014, e per questo arco temporale i mafiosi ne hanno beneficiato. E ne beneficeranno fino alla fine della prossima settimana, fino alla fine di questo mese. Quindi voi dovete rendere conto a tutti, noi compresi e soprattutto i cittadini italiani, perché Nicola Ribisi, condannato per associazione mafiosa che avrebbe dovuto restare in carcere, oggi è fuori. Perché Carmelo Vellini, altro condannato per associazione mafiosa, è stato scarcerato. Perché Luca Delfino, che ha coltellato 40 volte la sua compagna, potrà uscire nel 2015 e non nel 2027. Di questo dovete rispondere davanti a tutti. Dovete rispondere di questo comportamento, di questo atto, di Caparini, si questo rivolga alla voto. presidenza, per favore, grazie. Anche, sì, mi rivolgo alla Presidenza e non posso che non stigmatizzare il comportamento di chi, pensando di votare un emendamento più che legittimo della Lega Nord, chiude la porta della stalla quando ormai i buoi sono abbondantemente scappati. E questi buoi, signori, sono dei patentati criminali, sono dei mafiosi, sono dei omicida, sono persone che avrebbero dovuto rimanere nelle patrie galere. E non c'è svuota carceri che possa reggere a questo abominio. Non c'è provvedimento che possa, dal punto di vista etico, morale, reggere al fatto che noi abbiamo un sovraffollamento, perché sappiamo tutti come si risolve il sovraffollamento, sappiamo tutti che bisogna rimandare i criminali extracomunitari nei paesi d'origine e voi non lo state facendo. Nel 2013 avete rimpatriato solo 83 delinquenti che venivano dall'estero, solo 83. Ma come potete venire qua e dire che state facendo qualcosa per svuotare le carceri, laddove non fate il minimo indispensabile, laddove non fate quello che dovrebbe essere fatto, ovvero un piano carceri che avete lasciato lettera morta? Queste sono le cose che vanno fatte, queste sono le azioni che devono essere compiute. Non si possono lasciare per strada i delinquenti come voi state facendo.